Valle in campo per una partita estremamente importante, Serie 2 femminile di pallavolo, la formazione di casa, l'Olfin CFL, l'Osmo Vicenza. Questo è il nuovo sponsor, la dobbiamo chiamare così da un po', è lo sponsor che è sulle maglie di Vicenza, primo sponsor. 4 sono i punti di stacco, 40 quelli di Volta Mantovana, 36 quelli di Vicenza. Inizia l'incontro, Laura Crepaldi al servizio, primo servizio del match. Il muro di Bragaglia che ferma il primo attacco, ci sembrava di Ari Mattei, palla un po' bassa giocata dall'alzatrice Muri, e quindi un po' Bragaglia, un po' la palla non passa, c'è il primo punto ottenuto dalle virgiliane. Il servizio di Crepaldi, il pallonetto su cui Bennato copre molto bene, Zanin serve Lombardo piazza, non forza il colpo, può riattaccare Vicenza, ma c'è il muro di contenimento di Volta Mantovana che manda Crepaldi ad attaccare, ma Laura sbaglia l'attacco da seconda linea, out l'attacco di Crepaldi. Era un'occasione per creare il primo break e invece l'errore di Crepaldi è piuttosto netto, piuttosto evidente. Dunque 1-1 nel primo set qui alla Palavalle. La ricezione di Windevögel, Bennato gli dà palla in bagger, Windevögel, l'ottima difesa di Vicenza che però non può contrattaccare con Ari Mattei, si può rigiocare palla, lo fa Bragaglia, il nastro frena la sua conclusione, Vicenza attacca ancora ma è pronta in difesa Laura Crepaldi, Windevögel tocca il muro, Ari Mattei serve Muri che dà palla ad Ari Mattei e il muro di Bragaglia è in campo. Il muro di Bragaglia in campo, quindi due muri di Bragaglia segnano finora il punteggio. Ari Mattei ha qualche difficoltà, probabilmente mister Masacci ha studiato bene il modo di attaccare di Sofia Ari Mattei, che ricordo è una delle migliori marcatrici del campionato. Ed ora c'è il punto di Popovic, 2-2. Popovic schierata nel ruolo di opposto, dicevo Ari Mattei, ma anche Zekova, la Bulgara sono clienti difficili, prolifiche per quanto riguarda il loro score sempre nelle gare. Ma non è da meno la nostra Windevögel che ora va ad attaccare un pallone e l'attacco è vincente. Mani fuori di Windevögel che conquista il primo punto. 3-2, inizio equilibrato di primo set con il servizio ora per la Voltesi. La regista Valeria Zanin che batte il muro di Windevögel, difende Zilio ma Brusegan è pronta e 4 punti sono quelli di Volta contro i due di Vicenza, dell'Osmo Vicenza, e particolare non trascurabile, 3 sono state tenute a muro, 2 da Bragaglia e 1 da Brusegan. Difende Bennato, palla difficile per Zanin che la alza di pugno e Windevögel fa uscire la palla seppure di poco, il suo diagonale termina out. Peccato perché la palla esce di un non nulla, ma rimane avanti la formazione virgiliana. 4-3 al servizio Ari Mattei, la ricezione di Bennato, Zanin per Brusegan, vincente Brusegan. Un altro punto di Roberta Brusegan. E sul punteggio di 5-3 torna in battuta la squadra di casa con Windevögel. Il pubblico quest'oggi, almeno per il momento, non si fa sentire come in altre occasioni. 5-3, vantaggio Volta Mantovana, ma l'esperta Paccagnella, giocatrice che ha militato anche in Serie A1, la esperta centrale veneta, trova il punto numero 4 servita dall'alzatrice Muri. Dunque
4 per chi batte, 5 per chi riceve. Inizio equilibrato, un primo mini break di volta Mantovana, ma niente di per ora trascendentale. Benato si deve spostare e Zanin deve rimandare nel campo avversario. Ma ancora un muro di Brusegan, un muro di Brusegan e Lombardo assieme. È il quarto punto tenuto a muro, quindi inizia in maniera veramente eccellente nel fondamentale del muro. Muro che ne è sempre stato un punto di forza del Volta Mantovana, ma negli ultimi incontri non aveva funzionato bene come in altre circostanze. Ora è il numero 8 Strobe, Marilyn Strobe, che trova trova il terreno avversario dal centro. Rimane un punto di vantaggio l'Olfin CFL. La ricezione di Crepaldi, l'attacco di Lombardo che arriva da dietro e spara una seconda linea di grande potenza, seconda linea di Gilda Lombardo, più due, Volta Mantovana al Palavalle. Cominciano a farsi sentire i sostenitori di Volta Mantovana. Volta Mantovana che, ripeto, è al sesto posto, punta oggi a migliorare la posizione. Bisognerà chiaramente passare da Vicenza, che ora firma il punto numero 6. Bisognerà passare da Vicenza per quanto riguarda appunto la vittoria da tre punti. In caso di vittoria da tre punti, anche dare un occhio a quanto succede a Parma. In campo Cari Parma, San Vito, un po' in difficoltà. La ricezione di Vindevogel, Benato serve Crepaldi. È difeso l'attacco in lungolinea di Crepaldi. E Ari Mattei centra la parità. Quindi Volta Mantovana raggiunta a quota 7. Questo deve essere il primo punto, se non vado errato, di Ari Mattei. Al servizio il numero 14 Zekova, la bulgara, ancora non ha schiacciato, ma sbaglia completamente questa battuta. E quindi sull'8-7 per Volta Mantovana c'è anche il primo errore al servizio. Laura Crepaldi in battuta. 8-7 vantaggio Volta Mantovana nel primo set. L'ottimo servizio di Laura che mette in difficoltà la ricezione, il muro ancora attento una volta di più. Era un muro di contenimento, ma alla fine è stato un muro vincente. Quindi si allunga la serie di muri. È il muro che fa la differenza in questo set. La battuta di Crepaldi. Lombardo difende sull'attacco di Ari Mattei. Non chiude Bragaglia, palla che gli è stata ricevuta un po' corta. Benato è attento in difesa. Arriva Crepaldi dalla seconda linea e la mette giù. La mette giù. Seconda linea di Crepaldi. 10-7. E questa volta Marasciullo lo chiama timeout. Volta avanti. 10-7 nel primo set. E tornano in campo le squadre sul servizio di Laura Crepaldi. Le Voltesi sono andate avanti di 3 punti, 10-7 Olfine in vantaggio sull'Osmo Vicenza. Ancora una battuta di Laura Crepaldi, la palla per Ari Mattei, il suo diagonale è difeso da Benato molto bene, palla per Vindevogel, c'è il tocco del muro, anche se le vicentine non sono d'accordo, protestano. Ha toccato il pallone a muro il numero 5, Popovic. Questo è quanto ha sentenziato il secondo arbitro, signor Guerzoni di Ferrara. Passa in mezzo alle mani del muro l'attacco di Popovic. Ma ci sono 3 punti di vantaggio per Volta Mantovana. Primo break importante dall'inizio del match. Al servizio Osmo Vicenza. Benato, ricezione un po' spostata, l'errore di Lombardo, e quindi Vicenza recupera un punto. Attacco da seconda linea di Lombardo, va oltre la linea di fondo, quindi sul punteggio di 11-9 Vicenza ha recuperato 2 punti di svantaggio. Riceve Vindevogel, Zanin per Lombardo, il suo pallonetto questa volta è difeso.
Poi lo stesso Lombardo che difende il pallone, Windevögel prova a superare il muro avversario, non picchia con forza, attenzione invece che Vicenza lo fa con Ari Mattei e quindi recupera un altro punto Vicenza. Peccato, perché ora è mister Masacci a chiamare time out con i tre punti consecutivi di Vicenza, che sale, recupera fino all'11-10. Tornano in campo le squadre, un punto di vantaggio al fin, ma gli ultimi tre punti hanno costretto mister Masacci, per il recupero delle ospiti, a chiamare time out. Rimane un punto di vantaggio, 11-10. Torna in battuta Vicenza, riceve Windevögel e lo fa in un modo un po' scoordinato. Vediamo questo attacco di Windevögel. Palla out. Troppi errori in questa fase centrale. L'errore di Windevögel porta il punteggio in parità. Qualche errore di troppo in questa fase da parte delle ragazze di casa e l'11 pari è presto fatto. Benato riceve, deve mandare nel campo avversario, il muro di Pacagnella e c'è il sorpasso, momento di difficoltà, muro di Pacagnella, momento di difficoltà per Volta Mantovana, che era avanti 11-8, subisce un break di 4-0 da parte delle avversarie. Benato è costretta a tuffarsi, mani fuori, Ari Mattei, ancora Vicenza, attenzione che qui non bisogna lasciarsi scappare le avversarie. Due punti di vantaggio per Vicenza, non ce lo saremmo aspettati, ma il valore di Vicenza sicuramente non lo si discute in questa gara. Out il servizio delle ospiti, seppure di poco, valuta bene la traiettoria del pallone il libero Benato, la palla è out. Volta che torna al servizio con Bragaglia sull'angolo per Zilio e Popovic, è molto brava in questa circostanza, non era una schiacciata facile. Popovic, la ricordiamo, nelle file del la squadra che giocava Curtatone. Sbaglia la battuta, due errori in battuta pesanti, questo è stato di Popovic. Popovic ha fatto il punto, poi ha sbagliato il servizio, quindi c'è un punto di vantaggio per le ospiti, che però ne ottengono due oggi, ne ottengono due, quindi ci avviciniamo al secondo time out tecnico con i tifosi che cominciano a capire l'importanza del momento, si fanno sentire dalla curva. 15-13, ancora una battuta sbagliata, ci tengono agganciati agli avversari questi tre errori consecutivi al servizio. Ma è avanti comunque Osmo Vicenza, un punto da recuperare per le voltesi sul servizio di Windevögel. Battuta flot, attacco vincente Zecova, quindi due punti da recuperare, l'ultimo punto porta la firma di Zecova, due punti da recuperare per l'Olfin CFL nei confronti dell'Osmo Vicenza, che va al servizio sul 16-14, riprende il gioco. La ricezione di Benato un po' in difficoltà, la palla è servita a Lombardo che trova il muro e il terreno avversario, sfonda il muro e trova il terreno avversario, schiacciata potente di Lombardo. Ed ora Roberto Brusegan, proprio vicino alla nostra postazione, con un punto da recuperare, il servizio sul libero Zilio, Zanini attenta in copertura, ci va Windevögel a mettere giù palla, nonostante il muro a tre, Lise supera il muro a tre, nulla può in difesa Vicenza, agganciate ancora le avversarie da parte di Volta Mantovana. Sull'11 pari c'era stato l'aggancio di Vicenza, ora sul 16 pari quello di Volta.
16 pari, si gioca tutto in queste fasi del set. La palla che è difesa da Brusegan, l'attacca Crepaldi, vincente, Zuzziglio, sorpasso, Crepaldi affonda Zuzziglio, e i tifosi ci credono, 17-16. Entriamo nel rush finale del primo set, con le squadre che sono in campo da circa 20 minuti. Brusegan in tuffo, difende palla, Windevögel può solo mandare nel campo avversario, contrattacca Vicenza, lo fa, ma difende la squadra virgiliana, il muro di Bragaglia, molto attento, e però su questo attacco di Vicenza non c'è niente da fare, il punto è di Zekova. E siamo ancora in parità, 17 pari col punto di Zekova. Dopo uno scambio molto prolungato e spettacolare, le vicentine riagguantano le padrone di casa. Le padrone di casa, 17 pari. Windevögel in difficoltà in ricezione, la palla per Crepaldi, difende il libero Zuzziglio, può contrattaccare Vicenza. Ora Benato può gestire questo pallone, lo dà in bagger a Crepaldi che non può attaccare, era difficile questo attacco, e il pallonetto di Popovic riporta avanti Vicenza. Altalena di emozioni, sembrava Popovic l'autrice del pallonetto. Dunque Vicenza che va avanti 18-17, grande equilibrio. Crepaldi un po' in difficoltà su questa ricezione, va a attaccare poi ed è vincente sulle mani del muro. Buona fase centrale per Crepaldi che trova il punto della parità. Grandissimo equilibrio in questo primo set. Intanto ritorna in panchina la seconda alzatrice Gorini rientra la Muri. Per quanto riguarda il Volta Mantovana c'è il solito cambio di fine set operato da Masacci, esce Lombardo ed entra Laura Migliavacca che va in battuta, 18 pari in questo primo set, davvero grande equilibrio qui alla Palavalle. Il servizio di Migliavacca, riceve Zuzziglio, l'attacco di Zekova, è Zekova che prende per mano le compagne, mani e fuori vincente, torna in campo Lombardo per Migliavacca e torna in campo, mentre Zekova che appena ha ottenuto il punto del vantaggio esce ed entra in campo in battuta Gomiero, il numero 9 nelle file dell'Olfin, come ho detto è rientrata Lombardo per Migliavacca. Dunque un punto da recuperare per le voltesi in questo set davvero emozionante, davvero equilibrato. Il servizio di Gomiero, la ricezione di Windevögel, poi arriva Lombardo da dietro, vincente Lombardo. Lombardo attacca dalla seconda linea e lo speaker qui di fianco a me sottolinea la prodezza atletica dell'opposto in maglia Olfin CFL. 19 pari, l'equilibrio comunque non si schioda. C'era stato un tentativo del Volta Mantovana di andare via sull'11-8. È un secondo tentativo. Possiamo contattaccare questo pallone, molto importante, Windevögel, palla che viene difesa ancora una bella difesa di Volta Mantovana con Benato, ma la palla è ancora in gioco. Windevögel, Crepaldi manda nel campo avversario, ma attacca Ari Mattei. Attacca Ari Mattei, splendido attacco di Ari Mattei che riporta avanti Vicenza, determinatissima la squadra di Marasciulo, non lo è da meno la squadra di casa, ne scaturisce un incontro altamente equilibrato e spettacolare con Volta Mantovana che deve inseguire ancora 19 per chi batte, 20 per chi batte, 19 per chi riceve. La ricezione di Windevögel che poi viene servita a Bragaglia, la palla tocca a terra, quindi attenzione, c'è un primo break importante sul muro vicentino.
21-19, ma il set è ancora tutto da giocare. Si fanno sentire i tifosi di Volta Mantovana. 21 per chi batte, 19 per chi riceve. Benato in ricezione, Zanin riceve male Benato e Arimatei è molto pronta. E questi sono due, adesso ci sono tre punti da recuperare. Chiama Taimau Masacci. La situazione vede avanti Vicenza, 22-19. Vediamo, è fondamentale riconquistare il servizio. Benato si sposta, Zanin per Windevögel, la sua palla sfiora le travi, l'attacco. Non passa Arimatei, ci è andata bene. Non passa Arimatei, tre punti da recuperare. 20-23 al servizio Antonella Bragaglia. Alza il muro Masacci che mette in campo Frakowiak per Zanin. Cambio che probabilmente avrebbe voluto fare anche prima. Tre punti di vantaggio per Vicenza. Il servizio di Bragaglia molto lungo, la palla è out. Battuta sbagliata di Bragaglia, non ci voleva questo errore in questo momento. È primo set che vede le ospiti avanti 24-20. Ora alza il muro anche Marasciulo, o meglio manda in battuta sul 24-20 Liutkova, ucraina di 1,95 m, ragazza molto giovane dell'89. Liukova in battuta. ...23-20 il punteggio. Windevögel in diagonale. Il muro virgiliano contrattacca Vicenza, ancora il muro virgiliano, ancora Vicenza. Crepaldi difende palla, Brusegan, brutta palla per lei, palla che è ancora in gioco. Questo è un fallo di palleggio tutta la vita. L'errore in palleggio di Muri, 21-23, 21 per chi batte, 23 per la formazione ospite. Io ho dato per errore, e me ne scuso con gli amici di Telemanto, il punto numero 24 alle ospiti. Windevögel sì, 22-23. Windevögel, e dunque sono le ragazze di casa a mettersi in scia con Windevögel. È sempre avanti Vicenza, ma di un solo punto, 23-22. E la formazione ospite si è portata sul 23-20, due punti consecutivi nella formazione di casa, che ora prova ad agganciare le avversarie, ma Paccagnella conquista, questa volta sono proprio due set point. Paccagnella conquista due set point al termine di un set veramente equilibrato. Vediamo, sarà fondamentale riconquistare, annullare uno dei set point. Benato fa un mezzo miracolo dopo aver sbagliato la ricezione. Attenzione all'attacco vincente di Zekova, con il mani fuori vincente di Zekova. Volta deve inseguire. 25-22 Osmo Vicenza, 1-0 per le Osmo. Viviamo direttamente le fasi del terzo set. La bulgara Zekova, la ricezione di Crepaldi un po' in difficoltà, Brusegan non può chiudere, ci riprova Vicenza ma non passa la rete. L'attacco questa volta di Zekova, palla che era difficile, fa buona guardia Brusegan ma la palla non passa la rete. Si arrabbia Marasciulo, abbiamo visto molto agitato nel corso del set precedente. Errore in palleggio di Muri, attenzione, 17 pari. L'errore
fischiata accompagnata a Muri, 17 pari, non ci sono proteste, decisione giusta dell'arbitro, 17 pari. In campo l'attacco di Zecova, ma il set gioca punto a punto. Ancora Zecova, imprendibile ancora una volta per il nostro muro. 18-17, grande, grande equilibrio. Si fanno sentire i tifosi della curva. 18-17, Vicenza. Riceve Crepaldi, Brusegan, sì. 18 pari, Roberta. 18 pari. Grande pathos qui al Palavalle. Sul 18 pari. Il servizio di Indevögel mette in difficoltà la ricezione di Vicenza, che può solo mandare nel campo di Virgiliano. Brusegan non la mette giù, ma poi controlla Muro e riesce questa volta a piazzare l'attacco vincente. Due punti consecutivi di Roberta, c'è il sorpasso, non ha chiuso in un paio di occasioni, ma la terza mette giù palla. Roberta Brusegan chiama time out. Maraciulo, siamo qui a trepidare con le Voltesi e con il pubblico mentre il gioco sta per riprendere con il servizio di Windevögel, un punto di vantaggio. E la battuta di Windevögel è fuori, seppure di un soffio. 19 pari. Torna in battuta Vicenza con Strobbe, riceve Marinelli. L'attacco è affidato a Crepaldi contro le mani del muro. La palla che torna dalla parte di Vicenza. Brusegan, grande protagonista in questo finale di set. Il muro di Brusegan, bravissima. Le lunghe leve di Roberta Brusegan ci riportano avanti. Un muro importante ed è al servizio vicino a noi il centrale dell'Olfin, Roberta Brusegan. La sua battuta sfiora il nastro, rigioca l'attacco Vicenza, tocchiamo a muro, ci arriva Lombardo, il pallonetto di Windevögel, ma il Ziglio è un gatto veramente, difende ma poi sbaglia Popovic, l'errore di Popovic che manderà probabilmente in bestia Maraciulo, che è dall'altra parte della rete, china la testa. 21-19, Popovic, non nuovo a questi errori. 21-19, il servizio di Roberta Brusegan, la sua battuta tesa, riceve Arimantei che può attaccare il muro. Virgiliano è pronto, ma Vicenza può ancora contrattaccare con Arimantei, ancora il muro Virgiliano e ancora Arimantei che però era a terra, non può attaccare l'attacco di Lombardo, la difesa delle ospiti. Palla che è ancora in gioco, vediamo che attacca Crepaldi, lungo linea in campo, Laura Crepaldi, un lungo linea fantastico, Laura Crepaldi, lo speaker non smette di chiamare Crepaldi. 22-19, volta Mantovana a più 3, Brusegan al servizio, 22-19, il servizio di Brusegan. Giocato lungo su Arimantei, l'attacco su Paccagnella, il muro non controlla, quindi Paccagnella recupera un punto di svantaggio. È entrata per Popovic in battuta Gomiero, cambio che aveva già effettuato, addirittura aveva iniziato anche il set precedente con Gomiero in battuta, ma era al posto di Zecova. La ricezione di Windevögel è sbagliata, attenzione, battono su Windevögel 22-21, l'ace proprio di Gomiero, incredibile.
mandato in campo probabilmente per il servizio, e il servizio trova il punto diretto sull'errore in ricezione di Vindevogel. Ancora Gommiero, 22-21, riceve Vindevogel, si deve spostare Zanin, Crepaldi, il muro su di lei, Bragaglia alza una brutta palla per Crepaldi, ma è bravissima Laura, grandissimo punto Crepaldi, palla difficilissima di Laura che trova il terreno di gioco, bravissima Laura Crepaldi, un punto fondamentale, 23-21. Vediamo che Masacci vuole mandare in campo Vrakovjak, la chiamata vicino a sé per Lombardo, e c'è un cambio nelle file della formazione virgiliana con Zanin che esce per Vrakovjak. Esce per Vrakovjak, l'alzatrice alza il muro, Masacci nel tentativo di arrivare al set point. Gilda Lombardo in battuta, l'attacco di Paccagnella. Non molla il capitano della formazione ospite. Torna in panchina. Torna in panchina Vrakovjak. Quindi Paccagnella riavvicinato. Vicenza che era sotto 22-19, ora c'è solo un punto di vantaggio. La ricezione di Vindevogel, palla difficile per le virgiliane, Crepaldi ci prova ma la palla è ancora in gioco, attenzione, difende in qualche modo Vindevogel, ma Zekova aggancia Volta Mantovana e questa volta il time out lo chiama Masacci. Siamo sul 23 pari. Ancora sul 23-21 con Crepaldi, ora c'è stato le voltesi, hanno subito l'aggancio. 23 pari, la ricezione di Marinelli, la palla per Bragaglia, sì! Non sbaglia il capitano storico, anche io mi ostino a chiamarla il capitano, in realtà è Vindevogel, spero che Lise non si offenda. Il set point lo conquista Bragaglia, ma lo dobbiamo giocare sull'attacco ospite. Al servizio Laura Crepaldi, set point, Volta Mantovana, la ricezione con Muri che alza in bagger per Zekova, muro di contenimento, palla importantissima per Vindevogel, mani e fuori, Elisabeth Vindevogel sul punteggio di 25-23. Noi ci fermiamo, tra poco il quarto set. Tornano in campo le squadre, al servizio Paccagnella, 22-13 il punteggio. Tre punti consecutivi di Vicenza hanno fatto chiamare a Masacci il time out. L'attacco di Bragaglia è out. Fuori la palla. Il pubblico non è d'accordo. 22-14. Sul servizio di Paccagnella recupera qualcosa a Vicenza. Vindevogel. Toccata la palla dal muro, toccata dal muro, Vindevogel, ci pensa Vindevogel a portare a meno a due punti dalla vittoria, tocca il muro, 23-14, due punti dalla vittoria, Antonella Bragaglia, un set chiaramente dominato, in servizio di Bragaglia, riceve Rimattei, la palla è servita al numero 13, che mette giù, si tratta di Assirelli. Quindi 23-15, si è un po' fermata la corsa di Volta Mantovana, ma i punti di vantaggio sono 8, due punti dalla vittoria. E Zanin per Vindevogel, difende Ziglio, Vicenza non molla. Marinelli brava a difendere palla, l'attacco di Vindevogel. Fuori Vindevogel. Si ferma proprio su più bello, siamo 23-16, mancano due punti per chiudere il match. Zanin, secondo tocco, ci sono 8 palle match, secondo tocco di Zanin, visto la impasse delle compagne che si sono bloccate emotivamente, probabilmente è Zanin che è in battuta alla prima delle 8 palle match.
a un punto dal quinto posto l'Olfin CFL. L'attacco di Lucaite, il primo è annullato. Ricordo che Volta Mantovana era avanti addirittura 19-5. Rende meno pesante la Minetti la situazione, ma ci sono 7 palle set. Dopo Liukitova ha annullato la prima di 8 palle set. Zanin, la palla per Lombardo. In campo il muro di Lombardo, il muro in campo e ne annullano un'altra. Ancora un punto per la Volta Mantovana per chiudere l'incontro, 24-18. Minetti che probabilmente recriminerà per quanto è successo il servizio su Crepaldi. Zanin per Lombardo, ancora Liukitova, 3 punti consecutivi. Sul 24-19 chiama timeout Masacci, davvero un incontro che sembrava praticamente chiuso. 24-19. Crepaldi, Zanin, Brusegan, Brusegan! Eh sì, Roberta Brusegan. Olfin CFL batte Osmo Vicenza 3-1, 22-25, 25-20, 25-23, 25-19. Un saluto da Sergio Martini, arrivederci alla prossima gara interna. Vicenza più Freedom Club. News, approfondimenti, libri, ebook, DVD, corsi e socialità. Entra in Vicenza più Freedom Club come amico, partner o sostenitore. A partire da 9 euro a trimestre, aiuti il giornalismo a mollare i padroni. E il padrone delle notizie sei tu, sempre di più, con Vicenza più Freedom Club. Giochi di una volta, un'originale idea regalo, un viaggio nel tempo per incontrare un passato che diventa un patrimonio indimenticabile. Il recupero dei giochi tradizionali rappresenta per alcuni il ricordo e per altri la riscoperta della propria storia. Scalon, Fionda, Porcola, Sercion sono solo alcuni dei numerosi passatempi raccolti nel DVD Giochi di una volta, caratterizzato da un insieme di testimonianze da consegnare alle generazioni future e da spiegazioni pratiche per provare a portare i giochi passati nel nostro presente. Il DVD Giochi di una volta lo puoi acquistare al prezzo di 12 euro. Acquista subito su Amazon o presso la nostra redazione in Viale Milano 31. Per altre informazioni vai sul sito vicenzapiu.com o telefona allo 0444 142 9915. C'era una volta il giornale, poi è arrivato il web. C'era una volta la TV, poi è arrivato lo streaming. C'era una volta Vicenza Più. Ora c'è Vicenza Più Freedom Club. E carta, web e TV vivono insieme per una comunità. Con Vicenza Più Freedom Club, l'editore sei anche tu. News, approfondimenti, libri, ebook, DVD, corsi e socialità. Entra in Vicenza Più Freedom Club come amico, partner o sostenitore. A partire da 9 euro a trimestre, aiuti il giornalismo a mollare i padroni. E il padrone delle notizie sei tu, sempre di più, con Vicenza Più Freedom Club. Quello che dovevi sapere sulla Banca Popolare di Vicenza, Vicenza Più lo ha scritto, da sempre. Acquista subito il libro Vicenza, la città sbancata, su Amazon, nelle migliori librerie ed edicole o presso la nostra redazione in Viale Milano 31. A soli 12 euro, la seconda edizione arricchita di consigli su come recuperare soldi e tranquillità, disponibile anche come ebook. Per altre informazioni, vai sul sito vicenzapiu.com o telefona allo 0444 142 9915. Con Vicenza Più, nessuno ti sbanca più. Se leggi Vicenza, la città sbancata. Roy, la fondazione De Morita. Il marchese Giuseppe Roy la volle per il Chiericati. Zonin ci ha comprato azioni della Popolare e l'ex Cinema Corso. L'autore di Vicenza, la città sbancata, firma ora Roy, la fondazione De Morita. L'ebook a 3,99€ e il libro a 12€ li trovi su shop.vicenzapiu.com e Amazon, in libreria, nelle migliori edicole e presso la nostra redazione di Viale Milano 31. Roy, la fondazione De Morita. La cupola, se la conosci, la demolisci.
Vicenza più Freedom Club. News, approfondimenti, libri, ebook, DVD, corsi e socialità. Entra in Vicenza più Freedom Club come amico, partner o sostenitore. A partire da 9 euro a trimestre, aiuti il giornalismo a mollare i padroni. E il padrone delle notizie sei tu, sempre di più, con Vicenza più Freedom Club.